Buonasera, io come sindaco di questa città ho questo regolamento per la civile convivenza in città che voglio presentare alla giunta comunale affinché diventi esecutivo al più presto, come una sorta di misura contro il pericolo di musealizzazione e questo sentimento di estraneamento al nostro centro storico. Tassa di soggiorno, anzi. Tassa di occupazione del suolo pubblico. Che altre tasse sono possibilità che noi possiamo già verificare e possiamo anche, anzi... L'idea della città museo effettivamente è una cosa che non piace nemmeno ai turisti. Vi ho convocati per discutere una proposta di civile convivenza per la nostra città. Volevo proporre un forte intervento per quello che riguarda la comunicazione verso gli stranieri, le genti che vengono nella nostra città. Vedrei veramente la proposta di snellire la burocrazia come un alleggerimento, anche una definizione del mio ruolo. Il mio ruolo non è quello del vigile urbano, ma quello del poliziotto. Io mi trovo qui da alcuni giorni con la famiglia e devo dire che mi sembra di essere qui in un museo a cielo aperto, ma non riesco a percepire come turista l'anima di questa città. Sì, per quello volevo capire anche un po' da lei, sindaco, di questa sua idea di semplificare, cioè di comunicare al mondo. Vuol dire ancora più turisti? Il turista chiede qualità, chiede un marchio, ormai la bellezza è una cosa che noi dobbiamo offrire. Ma la qualità ce l'abbiamo già, siamo un patrimonio dell'UNESCO. Sì, però non nella gestione poi di tutto il tessuto economico. Vorremmo che la popolazione si impadronisse degli spazi pubblici. La insicurezza si produce nel momento in cui c'è delinquenza e la delinquenza c'è quando non c'è lavoro. Io sono contento di questi provvedimenti anche perché anche con i vigili non abbiamo un rapporto molto facile. Quindi a me sta molto bene l'apertura che così propone il sindaco, ma trovo anch'io che servano delle regole. Vi aiuteremo con delle ordinanze che verranno studiate in tale maniera che per voi non sia più gravoso. Di vigili urbani in qualche maniera. Cioè che diventano più veramente dei mediatori. Io vorrei porre l'attenzione su due punti che ritengo molto importanti e che sono l'eccessiva quantità di divieti che ormai sta soffocando sia chi è di passaggio che la popolazione e migrazione degli abitanti dal centro. Provoca questo effetto di città museo che tutto sommato non vogliamo noi come abitanti e non vogliono neanche i turisti. Anche un'educazione civile del turista, perché no? Qui è una città, non è un parco giochi, non è una Walt Disney, anche se a tratti purtroppo sembra. Qui secondo me va educato anche il turista. Sono stufa di avere questa sensazione. Prima vorremmo poter tornare a vivere in città. Io sono d'accordo con lei, sarà anche orientata al turista questa città, però i divieti li viviamo anche noi sulla nostra pelle. Mi sono analizzato i dati relativi ai flussi turistici degli ultimi anni e ritengo che sia necessaria una svolta radicale. Propongo, ad esempio, di canalizzare i flussi turistici. Propongo che, soprattutto per tutto quello che riguarda le comitive turistiche, ci sia da subito l'obbligo di prenotarsi. Finalmente qualcuno che si occupa anche di noi abitanti, perché negli ultimi anni in questa città il turismo ormai è diventato
incontrollabile, secondo me. Bisogna valorizzare i veri artisti. Per questo chiedo, vedi che non è... No, si aspettano, cosa vi aspettate? Mi rendo conto che è difficile dare delle sigle di qualità, però sta di fatto che in certe zone della città mi siedo in un bar, ogni due minuti passa un collega che sa suonare due accordi sulla chitarra, dopo mezz'ora basta. Innanzitutto io direi che le questioni delle ordinanze sono ordinanze necessarie e quindi andrei a vedere altri aspetti e altre soluzioni che riguardano il ripopolamento della città degli abitanti autoctoni. Incentivare quindi i residenti autoctoni a riprendersi in mano il centro storico. Penso anche che bisogna avvicinare più il turista al museo. Chiederemo per questo però una tassa d'ingresso e per quanto riguarda gli stranieri credo si debbano mantenere le tradizioni e quindi lo straniero vada integrato. Ma non crede che se il turista deve pagare una determinata cifra per avvicinarsi non preferirà andarsene in un'altra città? Signor Sindaco, penso che sia una buona idea di fare selezioni di tutti i tipi eccetera, però mi dà l'impressione che la tassa d'ingresso e le selezioni di una certa cosa, le selezioni di un'altra cosa alla fine hanno, per noi il lavoro è duplicato. Anche questa idea di autoctono mi sembra un po' una finzione. Noi, i commercianti, certo. Abbiamo bisogno anche di quelli che autoctoni non sono. Si va nel controllo dell'immigrazione. Un certo tipo di straniero, un certo tipo di artista da strada, tassa per... Certo, che sia possibilmente vicino alla cultura rinascimentale di questa città. Lo straniero anche. Parliamo di programmi di integrazione e non solo di selezione. Quindi io chiedo e condivido per certi versi le scelte di regole precise. Scusate, non avete paura, se sentivo adesso di queste opinioni, sul fatto che la città possa diventare troppo legata alla sua origine rinascimentale, come diceva il sindaco? Cancello questo divieto di avvicinarsi ai monumenti. Chiaramente noi siamo una città a tradizione culturale, è un ossimoro non far avvicinare i nostri turisti e i nostri abitanti ai monumenti. Basta che non si avvicinino con gli spray. Assolutamente nessun divieto ai mendicanti. Vorrei anche abrogare questo articolo del divieto del consumo degli alcolici tra le 22 e le 3 della mattina. E vorrei anche introdurre, forse questo le farà piacere, una citizen card, ossia la carta del cittadino. Lei vorrebbe liberarsi del comando dei vigili urbani? Cioè, se lei abolisce tutte le regole, cioè io va bene, posso cambiare anche mestiere. Ma signore, a lei le disturba la presenza dei turisti? Perché mi parla di stranieri. Tra i provvedimenti che io ho inserito, da quelle abrogative ce ne sono anche altri, tra cui quello di rilasciare licenze gastronomiche a tutti gli stranieri. Grazie. Che hanno i requisiti che l'hanno...